Ci sono alcune frasi che ormai sono diventate un vero e proprio modo di dire, sono entrate proprio nell'immaginario collettivo. Per esempio, non lo so, non me ne vengono alcune, però me ne viene sicuramente in mente una che in realtà, oltre ad essere un immaginario collettivo, è anche una compagnia teatrale. Mi piace questo nome perché è La Notte Porta Consiglio, e a parlarcene oggi sono Davide Muntoni, Francesco Ziccardi e Lisa Bueti. Benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti e a tutte. Bellissimo questo nome, che cosa vi ha ispirato? Diciamo che è un nome... La notte. La notte, perché noi scriviamo solo di notte. Cioè, la notte ci porta sempre delle bellissime idee. Quando scriviamo, la mattina dopo le buttiamo tutte, perché siamo sobri. Anziché però... mai le ricordate. Sì, però insomma diciamo che è sempre stato la notte il nostro momento più bello dove scrivere. Bene, guardando la luna. Sì. Bene, mi piace, sì, questa cosa, siete già molto poetici, ho Dai. Capito questo. Quindi, compagnia teatrale, come nasce La Notte Porta Consiglio? Nasce ufficialmente nel 2014, diventiamo associazione culturale. Diciamo, la passione è nata prima da me, io sto a Roma ormai da 11 anni, sono irpino di Calitri. Ho studiato per 2 anni al DAMS, poi ho dovuto lasciare, però questa passione mi è sempre, me la sono sempre portata dietro, e ho coinvolto stati 2 disadattati e stiamo andando avanti con questo progetto, insomma. E invece per quanto riguarda voi, la vostra passione com'è nata e poi soprattutto perché avete deciso di aderire a questo progetto di disadattati? Perché siamo disadattati, appunto. Sì, molto. Considerato che a me hanno preso perché mi hanno visto i mutanti in un cortometraggio, sono rimasti. Fantastico, questo è il curriculum, quindi c'è speranza per tutti. Assolutamente, poi aveva una grandissima presenza scenica anche nonostante le mutande, quindi. Ma erano mutande, ah, ho capito, c'erano l'elefantino, queste. No, in realtà era un giornalista televisivo. Sì, era un mezzo busto. Abbigliato da mezzo busto in su. Che tocca fa per campare. Praticamente mi alzano delle mutande infilate dentro la camicia, una cosa bruttissima. Ma loro sono piaciuto. Bene, quindi sì, effettivamente concordo, compagnia teatrale disadattati, però il bello è questo. Ma voi che genere fate però? Diteci un po'. Ma guarda, insomma, un po' di tutto. No, allora, diciamo, la nostra filosofia non è credibile con questa parlata, so, però, Adesso parlo normale. Noi facciamo un po', partiamo dal presupposto che la nostra filosofia è il teatro è per tutti. Quindi noi nasciamo non da attori, non abbiamo fatto nessuna scuola, e ci occupiamo principalmente dei temi sociali. Tutto quello che scriviamo e abbiamo scritto, tutto farina del nostro sacco. La prima commedia che abbiamo portato per tanti anni è stata Perché non sono nato Alberto, che è una commedia sull'italiano medio. Poi dopo è venuto uno spettacolo sul brigantaggio che abbiamo scritto io e Lisa. Che nasce come spettacolo teatrale, come spettacolo di strada. Infatti abbiamo girato per la prima volta poi la Basilicata, siamo andati in Calabria, fino in Liguria, figurati, ci hanno picchiato a sangue. L'Alto però, Nord proprio. Sì, sì, ci hanno guardato malissimo quando abbiamo fatto lo spettacolo. Dicevo che adesso si è trasformato da strada, è diventato uno spettacolo teatrale con delle scenografie, perché noi abbiamo una scenografa, Pamela Ippolito. Oggi è il suo compleanno. Oggi è anche il suo compleanno. Anche il mio. No, auguri. Tanti auguri a tutti e due. Grazie. Il progetto è quello di riuscire a portare il brigantaggio nelle scuole. È un tema che almeno è vicino tanto a me perché sono terrone, poi loro si sono aggregati, però è un argomento molto molto importante per quanto ci riguarda, anche perché il finale dello spettacolo è la verità unisce e non divide, quindi noi non siamo per lo scissionismo, ma perché si sappia la verità su quello che è accaduto e perché il meridione è così bisfrattato, solo perché ci sono state delle condizioni un po' particolari, diciamo. Questa è una cosa molto importante perché spesso siamo abituati a farci raccontare le storie soltanto da un punto di vista, e quindi a volte invece bisogna anche girarlo per capire veramente dove sta la verità, che la verità poi alla fine sta anche nel mezzo. Ma poi soprattutto è molto importante quello che voi fate, perché dire che il teatro deve essere per tutti e soprattutto affrontare delle tematiche sociali così importanti fa riflettere. Quindi complimenti per questo, e poi soprattutto perché lo volete portare anche nelle scuole, devo dire che bravi. Sì. Bene, e quindi voi, oltre a questo progetto, che poi soprattutto, ecco, qual è il messaggio che volete portare all'interno delle scuole con questo spettacolo?
Diciamo in particolar modo con questo spettacolo di cui abbiamo appena parlato, con i briganti, vogliamo restituire in realtà un pezzetto di dignità a quelli che sono, noi li chiamiamo nello spettacolo i nostri partigiani, senza togliere nulla chiaramente ai partigiani, no? Più famosi d'Italia. Però chiaramente se noi andiamo a aprire i libri di scuola sicuramente non troviamo pochissimi cenni alla vera come è stato veramente quel periodo storico. Quindi quello che vogliamo fare noi è dare il nostro piccolo contributo affinché venga restituita un pochino di verità e soprattutto spirito critico, quindi anche nel momento in cui ci si approccia a un libro di storia, delle nozioni storiche, quindi farsi qualche domanda in più. Assolutamente sì, però il vostro lavoro non finisce qui, perché io so che state portando avanti anche una commedia, anzi l'avete già portata avanti, la commedia Va così. Sì, è la seconda cucciola, la prima ci manca tantissimo, ma questa seconda ci piacerà comunque. È una commedia che parla di pregiudizi e apparenze. Allora io le scrivo, lei mi dice di che parlano, ecco, questo funziona così. Vabbè, ma vi leggete sono negli l'assistenza occhi, sociale. Funziona così. Assistente, giustamente. Sì, siamo disadattati. A me piace pensare che le donne facciano proprio da badanti agli uomini. Sì. Lo fanno. Lo fanno. E quindi è ambientata in un parco dove ci sono diverse storie e queste storie poi parleranno di questo. Insomma, adesso speriamo di uscire fine maggio. Speriamo. Ci stiamo mettendo tutto. Bene, quindi praticamente tutte le informazioni, eventualmente anche le vostre prossime uscite e quant'altro, io adesso do i recapiti che le possiamo trovare lì. Sì. Perfetto, allora cari ascoltatori, io vi ripresento Davide Muntoni, Francesco Ziccardi, Lisa Bueti della compagnia teatrale La Notte Porta Consiglio. Li potete contattare al 324-90-73-106 e poi soprattutto seguire tutti quanti i loro progetti, tutte quante le loro anticipazioni, il backstage, tutte le loro avventure, sono abbastanza travolgente, di più. Commosso, mi sta cadendo il microfono. Ok, vi do il contatto Facebook La Notte Porta Consiglio e poi potete richiedere anche delle informazioni sull'indirizzo mail lanotteportaconsiglio.14@gmail.com. Ma quali sono i vostri progetti per il futuro? C'è qualcos'altro in cantiere? In cantiere, parlo solo di qua. In cantiere, sì. Allora sono timidi. Che sono disadattato. Io sono un disadattato coraggioso. E c'è un'ultima cosa, insomma, un docufilm. Io vengo dall'Irpinia, dove c'è stato nell'80 un bruttissimo terremoto che, insomma, io non ho vissuto personalmente, che sono andato nell'83, però 14 anni di prefabbricato hanno pesano. Sì, particolare. E quindi l'idea è adesso molto embrionale, ma questo docufilm avevamo voglia di parlare di questo, perché almeno per me è un argomento molto, molto forte. Spero che i due mi accompagnino. Ma non lo so, io ci devo ancora pensare, però penso che lo accompagnerò molto volentieri. Beh, ma dai, magari questa volta più che le mutande prendiamo il costume. Sì. Sta avvenendo l'estate, perché no? Facciamo magari questa un cambio. Volta sotto vestito, sopra nudo. Però non è un bello spettacolo, è peggio di stare mutande. Però doppio pezzo. Sei riuscito a prendere lavoro così, quindi io non mai dire mai, magari è piaciuto. Bene, sicuramente è un progetto molto importante, visto soprattutto anche la realtà in cui stiamo vivendo adesso. Sì. Quindi purtroppo un'Italia colpita da tante tragiche situazioni, e quindi sicuramente, ecco, complimenti di nuovo, mi piacete. Grazie. Come compagnia. Hai visto? La notte vi porta veramente consiglio. Sì. Eh? Sì. Poi vorrei dire un'ultima cosa, se posso. Non lo so, se lui ti dà l'ok, sì. Davide? Sì, okay. Parla. Perfetto. Tu qua hai tutto il direttivo, presidente, vicepresidente e segretario, non è che bene. Abbiamo chiamato la chiunque. Il top del top, noi tre. Quindi vorremmo dire questo, che noi siamo aperti a, dicendo che il teatro è per tutti, quindi qualsiasi compagnia o persona singola, insomma, che abbia voglia di presentare un progetto, qualsiasi cosa, insomma, ci può contattare e noi, insomma, ne parliamo e cerchiamo di portare avanti un po' il tutto, insomma, per allargare anche un po' di più la famiglia. Accogliamo tutti e tutte, soprattutto. Bellissima questa cosa, pure solidale, Cioè siete una compagnia perfetta. Hai visto?
Bravissimi, grazie. Mi piacete un sacco. Meno male. Bene, quindi io ricordo ancora Davide Muntoni, Francesco Ziccardi, Lisa Bueti, compagnia teatrale La Notte Porta Consiglio. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Sicuramente seguiremo tutti quanti i vostri progetti futuri su tutti i vostri canali. Grazie. Grazie, grazie. Però grazie, Davide Mutande basta. No, basta. No, basta. L'abbiamo visto una volta, non ci teniamo a ripetere. Ma neanche io voglio ripetere questa esperienza. Grazie ancora, è grazie stato un piacere. Voi.